tutti, oggi siamo in una piantagione di alberi di paulonia per verificare l'andamento periodico, la crescita piuttosto che la perdita delle foglie e anche i boccioli floreali. Qui abbiamo il nostro esperto Marcello che ci parla un po' delle foglie degli alberi di paulonia, che hanno delle caratteristiche veramente molto interessanti e molto particolari. È incredibile la grandezza delle foglie della paulonia, come vediamo non si stanno cadendo, stanno arricchendo il terreno con tutte le proprietà che sono state studiate all'università. Dai vari record che ha questa pianta, un altro è proprio la capacità di arricchire il terreno e di fertilizzarlo in maniera naturale. Potete vedere semplicemente quattro foglie cadute, cioè qui ce ne sono migliaia, come già coprono un'area di territorio abbastanza estesa. Nel giro di pochi anni la rizosfera di questa zona, di questo territorio, sicuramente ne sarà arricchita. Un altro aspetto molto particolare è l'adattamento di queste piante al cambiamento climatico. Purtroppo abbiamo assistito, adesso ve lo faremo vedere, anche a una fioritura molto prematura. Generalmente la paulonia va in fiore con l'inizio della primavera. Abbiamo registrato, oltre alla presenza dei boccioli floreali, anche la presenza di alcuni fiori. Questi sono i boccioli floreali che iniziamo a trovare sulle piante con l'autunno e che appunto in primavera dovrebbero andare a fiore. Ecco qui, incredibilmente, fino a ottobre, completamente fuori stagione, come diceva il collega Daniele, i cambiamenti climatici stanno dando i loro effetti, quindi abbiamo le prime fioriture, anziché in primavera, in pieno autunno. Però ci dà occasione per illustrare le proprietà incredibili di questi fiori, che hanno un potere mellifero molto alto e sono utilissime per le nostre carissime e preziosissime api. In questo caso, oltre ad aver fatto il recupero del terreno, qui c'era una volta una discarica di materiale edile, e aver riforestato completamente la zona, diamo anche la possibilità alle api di crescere e prosperare, fornendogli anche un ottimo nutrimento.